Preso Gonzalo, questa volta sei nei guai fino al collo. Guarda qua, è un mandato di arresto. Sono curioso, di cosa mi accusate? Non fare lo spiritoso. Ad ogni modo, noi abbiamo l'ordine di arrestarti. Parleremo dopo. Andiamo. Bene, d'accordo, farò quello che volete. Vi chiedo solo un favore. Spiegatemi bene la strada e io vi seguirò con la mia moto. Non pensare di prendermi in giro. Tu verrai con me, caro. Guida tu la moto. Andiamo. Sapevo che eri un'attrice, ma non immaginavo che tu fossi così brava. Grazie, mio amore. Ma non so che farmene delle tue lodi. Magari non sarò una stella, ma lo diventerò. Hai pensato che fossi un idiota, ma non lo sono. Non lo sono, non lo ero e non lo sarò mai. Paco, allora, lavoriamo oggi, sì o no? Ho voglia di tornare a Miami. Sì, Teresa, sta tranquilla. Allora, adesso giriamo la scena del bacio. Giulio, Teresa, ai vostri posti. Io qui? Un passo avanti. Aspetta, fatemi. Qui vado bene? Perfetto. Attore! Sta attento, quella donna è pericolosa. Guarda che fine ho fatto io per averci provato. Sensazione di una casa nuova, non è vero? Ah, che bello sarebbe se si potessero cancellare anche dal cuore e dalla mente tutti i ricordi che ci rattristano e ci fanno soffrire. Ah, se fosse così facile, come sostituire un mobile o un quadro dalle pareti. Avrebbe dovuto vedere, signora, che segni erano rimasti su questi muri. I decoratori hanno dovuto lavorare come matti per riuscire a farli sparire. Tutto nella vita lascia dei segni. I quadri. Un amore ormai finito. Un figlio che se ne va. Tutto lascia dei segni. Tutto. Sembra più la stessa casa, signora. Dovrò abituarmi a tutti questi cambiamenti. Soprattutto mi mancherà tanto quando scenderò da quelle scale
Il ritratto così somigliante del povero signor Ettore. Quando era appeso lì, sembrava che ci seguisse con lo sguardo. Senti, Maddalena. Il posto migliore che devono occupare i morti è dentro il nostro cuore. Non sulle pareti. Credimi, è il cuore l'unico posto giusto. Sai, io desidero che questa casa viva una vita nuova. Perché ora questa è diventata anche la casa di Rodrigo e bisogna tener conto del suo gusto. Io voglio che sia lui a scegliere i quadri da mettere alle pareti. Ah, credo che avesse ragione quando diceva che questo sembrava un museo. È vero, signora. Spero soltanto che con il tempo ci faremo l'abitudine. Non è detto che tra qualche anno, o magari prima, io cambi idea un'altra volta. Non ti preoccupare. Tutti i pezzi di questo museo saranno conservati con ogni cura. Non si sa mai. Ho un carattere talmente imprevedibile io. Quando meno te lo aspetti, ogni cosa tornerà al suo posto. Grazie, Alvaro. Come va? Tutto a posto, signore. Sua moglie è in biblioteca. La sta aspettando per il caffè. Prima mi farò un bagno. Mi porti un succo d'arancia. Subito, signore. Signore. Il signor Rodrigo è andato a fare il bagno. Ma scenderà subito. Vado a preparare un succo d'arancia per il signore. Preparane uno anche a me. Per favore, fallo servire in sala. Ah, Emanuele, portami anche le pillole, perché quella ragazza, quella Maria, si dimentica sempre di portarmi le mie medicine. Sì, signora. Rodrigo. No. Sta tranquilla, Maria. Non no. Aver paura. Io sono una ragazza rispettabile. Non posso perdere il posto. Io devo aiutare mia madre. No, la prego. Allora non ti piace? Sì, mi piace, ma no. Voglio dire, non in questo modo. No. Andiamo. Io ti posso insegnare quello che molte ragazze della tua età vorrebbero imparare. Lasci stare. Era uno scherzo, non essere sciocca. Volevo solamente abbracciarti un po', ecco. Raccogli l'accappatoio adesso e dammelo, devo fare il bagno. Sì. Ecco, signore. Perché non guardi dove metti i piedi? Mi scusi. Cosa stai facendo io... qui? È che il signor Rodrigo voleva che gli portassi il suo accappatoio. E io gliel'ho portato e è solo per questo.
Ascolta, Maria. Se continuare a lavorare in questa casa, stai lontana dalla camera del signor Rodrigo. E soprattutto dalle sue mani. Sì. Andiamo, ora porta le medicine alla signora, sì. Che sei già in ritardo. Non può trattenermi. Io sono un cittadino americano, è anticostituzionale. Tu sei messicano e noi ti possiamo arrestare. Beh, io ho tutte e due le cittadinanze. E voglio parlare col mio avvocato. E non vorresti parlare al ministro della giustizia o al presidente degli Stati Uniti? Spiritoso, lei sa molto bene che io non sono un ladro di automobili. Lei sa perfettamente chi sono io. E sa che ho i miei diritti. Ma certamente, tu hai i tuoi diritti. Ma io ti voglio in carcere e lontano da questa città. Lei fa questo solo per delle ragioni personali, crede che non lo sappia? E perché dovrei avere qualcosa a che fare con uno come te? Perché sua figlia è venuta a trovarmi in albergo e io non l'ho neanche sfiorata. Che cosa hai detto? Che non ho voluto sua figlia perché è racchia. Disgraziato! E non stropicciarmi la camicia! Mia figlia è bellissima! Voglio tutta la verità, Eric. Tutta la verità su quello che mi hanno detto. Per favore, non devi dar retta a questi pettegolezzi. Amore mio, alla gente piace tanto sparlare, intromettersi nelle faccende private degli altri, non l'hai capito? Io ti ho fatto una domanda. Rispondi. È vero che sei un uomo sposato, che vive con un'altra donna? E anche se fosse così? L'importante è che ti voglia bene. Ti amo. Ti amo più di ogni altra donna al mondo. Io ti amo, amore mio. Stop! Oh, Dio mio, Dio mio. Un attimo. Teresa, che cosa ti prende? Non lo so. Stai recitando come una sonnambula, senza emozione, senza voglia, senza carica. Non hai mai lavorato così. Teresa, amore mio, che cosa sta succedendo? Dimmi qual è il problema. È che non riesco a sentire la scena. Non mi piace una parola di quello che dico. No. Un momento. Tu hai letto il soggetto. Lo hai approvato. E adesso non mi puoi dire questo. Scusa, ma che diavolo? Non è certo un capolavoro, lo so, ma per favore cerca di recitare con dignità professionale. Dignità professionale? Proprio tu parli di dignità professionale quando io so che accetti di fare dei film solo per denaro, eh? Non è vero? Non sei convinto di una sola battuta del soggetto? Io sono un professionista, mi hai capito? Un professionista! Sei un povero diavolo, ecco quello che sei. Non hai niente di meglio da fare e ti accontenti di questa roba. Ah, sì? E invece tu no. Tu sei invasata dal sacro fuoco dell'arte, non è vero? Ah... Siamo tutti sulla stessa barca, cara Teresa. Lo siamo tutti, ricorda. No, scusami. Tutti no. Io, ad esempio, adoro questo film e mi sto divertendo. Va bene, adesso basta. Pausa, ragazzi. Riprendiamo tra un'ora. Io so cosa ti sta tormentando. La coscienza. Non essere sciocco. Per quello che hai fatto. Lasciami in pace. Sono in ritardo? Ci sono abituata. Rodrigo, scusa, ti potrei fare una domanda? Da quando ti interessano tanto le attrici del cinema? Non ti capisco. Beh, certo, hai ragione. Questa è una domanda stupida. Del resto, un uomo che si interessa tanto di belle donne... è logico che sia interessato particolarmente alle attrici del cinema.
Senti, dove vuoi arrivare? Io non conosco nessuna attrice del cinema, voglio dire personalmente, ecco. O ti stai riferendo a qualcos'altro? Guardala. Era fra i tuoi documenti. Ah, capisco. Questa rivista mi è stata data sull'aereo, siccome avevo già letto tutti i giornali. È la verità. È solamente una rivista. E poi quando perderai il vizio di rovistare tra i miei documenti? Quante volte ti ho già detto che puoi frugare nelle mie tasche, guardare il mio portafogli, però in mia presenza. Io non ho niente da nascondere. O forse non hai più fiducia in me dopo tutti questi anni di matrimonio. Ma poi è assurdo. Come puoi pensare che io potrei tradirti con una rivista? Non l'avrei neanche portata a casa, l'avrei tenuta nascosta. Are tu, amore mio, se io avessi un amante, non sarei così ingenua. Sì, hai ragione. Sono una sciocca. Perdonami, amor mio. Aretusa, tesoro mio, ti devi rilassare. Abbiamo concluso un ottimo contratto a New York e quindi non hai nessun motivo di essere angosciata, non trovi? Certo, mi sento già molto meglio. Adesso bevi il tuo succo d'arancia e poi andiamo alla tenuta. Perché devi venire alla tenuta oggi? Potresti startene a casa. Non ti accorgi che così mi fai sentire inutile? Io non voglio farti pena, capisci? Non mi fai affatto pena, Aretusa. Io mi preoccupo per la tua salute. Aretusa, io ti voglio bene. Una volta dicevi che mi amavi. E adesso mi dici che mi vuoi bene. Tra qualche tempo mi dirai che sono molto simpatica e che sono come una cara amica. Queste cose si dicono alle persone che non ci interessano. Io penso che tu ti stia creando dei problemi che non esistono. Ogni giorno aspetto soltanto che arrivi la notte. E quando arriva la notte, la mia unica speranza è che arrivi presto mattina. Non ricordo chi ha scritto la frase che dice: gli anni passano volando, ma i giorni sono interminabili. Sì, io l'ho letto da qualche parte. Gli anni volano. I giorni non passano mai. Ma adesso andiamo. Non possiamo certo rimanere tutto il giorno chiusi in casa. Per favore, andiamo, vuoi? Ah, signorina, è lei? Come stai? Più tranquilla adesso? Sì, mi sento più serena, grazie. Può star certa che quel criminale passerà una bella vacanza in carcere. Ma andiamo, commissario, in fondo non è proprio un vero criminale, un delinquente. Se lei chiama delinquenti soltanto quelli che uccidono, lui non ha fatto niente di simile. A me non risulta. Ma giocare d'azzardo è illegale, e anche rubare automobili, e soprattutto è illegale burlarsi delle autorità. E la dovrà pagare, non è vero? Senta, commissario, ma le cose non sono poi così serie come lei dice. Bisogna dare una lezione a quel farabutto. Ma parlando seriamente, se doveste aver bisogno di un attore per il vostro film, io potrei recitare in una particina. Ho fatto l'attore giovane quando ero giovane. Sai che lo sospettavo? Sì, ho anche vinto un premio quando ero ancora un giovane studente. Ah, non preoccupatevi per la paga, lo faccio per amore dell'arte. Sì, me lo immagino, siete tutti uguali. Dite di essere degli appassionati, di recitare per amore dell'arte e portate via il lavoro a noi, professionisti. Gelosia, non ci faccia caso, eh? Certo. È un vero peccato che l'abbia detto soltanto adesso. Ormai è tardi, abbiamo già finito con le riprese. Di già? Lei vuol dire allora che... Abbiamo finito qui in Messico, ma continueremo a girare a Miami. Sì, è così. Che peccato. Allora spero di rivederla. Anche solo per farle i miei saluti e augurarle buon viaggio.
Ah, sì, perché non viene anche lei questa sera nel nostro albergo? Abbiamo organizzato una cenetta di commiato. Sì, sì, certo, ne sarò lieto, verrò senz'altro. Posso portare mia moglie e mia figlia? Sì, anche una zia. Sì, sì, sì. Sì, non c'è nessun problema. A stasera, bene, noi già, andiamo, noi ci vediamo questa sera. A stasera, allora. E buona giornata, come sempre. Altrettanto a voi, buon viaggio. Mi saluti la famigliola, eh? Arrivederci. Ah, se soltanto avessi avuto qualche spinta, a quest'ora sarei un grande attore di Hollywood. Andiamo, forza. Ma brava, brava. E così hai invitato il commissario a cena con noi questa sera. E a te sera. Che cosa importa? A me ha fatto un favore. Ah, sì? Lo fai soltanto per questo? E per cos'altro dovrei farlo? Ma io credo che... tu magari stia cercando di ingraziarti i favori della giustizia a beneficio del ladro. Quell'uomo non è un ladro, Giulio. Ha soltanto preso la mia macchina per riuscire a sfuggire alla polizia, ok? Scusa, forse più che rubare una macchina ha rubato un cuore. Oggi sembra un po' più calma. Sì, lui sa come prenderla. Mi fa compassione. Se almeno non fosse rimasta invalida. A me non fa pena perché è invalida. Mi fa pena perché è così innamorata di lui. E lui invece corre dietro a tutte le donne. Già, anche alla cameriera. Già. Vediamo un po' come te la cavi adesso. Veramente mi hai messo in crisi. È meglio che tu ti dia per vinto. E perché? Non abbiamo ancora finito di giocare. Ci sono circostanze nella vita in cui è preferibile darsi per vinti. Prendi la mia situazione attuale. Eccomi qui in carcere. Capisci che qui dentro l'unica cosa che posso fare è riconoscere i miei errori, pagare per le mie colpe e ricominciare una nuova vita. E l'unica cosa che puoi fare tu è riconoscere che hai perso questa partita e incominciarne un'altra. Sei un tipo strano. Come può un uomo che è stato un campione di automobilismo, che ha avuto successo, che ha ancora un mucchio di possibilità, cacciarsi in questi guai? Veramente, non ti capisco. Bravo te, il piacere dell'avventura dove lo metti, eh? Mi sei simpatico, ti do la rivincita. Anche questa volta sei spacciato. Va bene, ho capito. Tu sei veramente imbattibile. Beh, facciamo i conti. Quanto ho vinto? Ma che stai dicendo? Non c'era nessuna posta. Stai scherzando? Non esiste un gioco senza posta. Però non ci eravamo messi d'accordo. Ah, sì, hai ragione, ma almeno mi dovresti fare un piccolo favore. Un piccolo favore? E di che si tratta? Aspetta. Vedi questa cara ragazza? Sì, chi è? È mia figlia. E oggi, precisamente oggi, compie 15 anni. Io volevo chiederti di permettermi di parlarle al telefono, anche solo per qualche minuto. È giusto il tempo di farle gli auguri. Mi dispiace molto, però è una cosa impossibile. Tu hai figli o figlie? Sì. Ho una figlia di 12 anni, si chiama Carmen. Beh, saresti contento se fosse il compleanno della piccola Carmen e tu, come papà, non potessi nemmeno farle gli auguri per telefono. Certo, capisco che vuoi dire, però purtroppo questo telefono è guasto. L'unico che funziona è quello che c'è nell'ufficio del commissario. Se hai solo paura che cerchi di scappare, mettimi le manette e poi ti do... la mia parola che non lo farò. La tua parola? Un elemento che sta dall'altra parte delle sbarre. Che parola può avere? È una questione di
È una questione di punti di vista. Infatti per me quello dall'altra parte delle sbarre sei tu. Ehi, che stai cercando di dire? Dimenticalo. Fallo per Carmen, ti prego. Mettimi queste manette. Ti ho già detto di no. E poi si sta facendo tardi, devo andare a mangiare. Ci vediamo più tardi. Non ti muovere di lì. Padre snaturato. Fa paura. È un animale come tutti gli altri. Secondo me è un assassino. Non ha ucciso nessuno. Ah, signora, guardi come ha ridotto lei. Ah, mi perdoni, signora Retusa, io non volevo farle del male. Madrina! Madrina! Ah, eccoti. Buongiorno, signora. Come sta, Giuseppe? Non ti sei fatto più vedere? Non mi vuoi più bene? No, signora, è che ho avuto lezioni tutta la settimana. Ah, questa scuola. Ti voglio mandare a studiare lontano da qui. Ma ora accompagnami a fare una bella passeggiata, eh? Mm-hmm. A volte si imparano più cose da un bambino che da alcuni cosiddetti adulti. Andiamo. Devo fare una telefonata. Chiamo l'ufficio. L'accompagno io. Una coppia davvero perfetta. La moglie si è presa nostro figlio e il marito nostra figlia. Ma non devi essere ingiusto, Giuseppe. Lei è molto affezionata al bambino e gli vuole dare una buona educazione. E lui? Che sta facendo per nostra figlia? Lui è soltanto un disgraziato. È un donnaiolo. Ma dimmi, che cosa ci possiamo fare noi due? Niente. Per il momento niente. Quanti anni fa è morto? È passato così tanto tempo. A essere sincera, non so se sia veramente morto. Ma non può essere che un bambino ancora così piccolo come era lui abbia potuto salvarsi. Quando tanti adulti, persone grandi, sono morte a centinaia. Io ho visto alla televisione un film dove c'era una nave enorme che affondava nel mare. Era il Titanic. Ah, no. Questa storia che ti ho raccontato è successa molto più recentemente. O magari stai pensando che abbia un centinaio d'anni. Perché non li ha? Devo sembrarti talmente vecchia. È che c'è qualcosa che fa invecchiare più velocemente del tempo. E della sofferenza. Ma cosa faccio? Sto parlando di sofferenza a un bambino. Devo essere davvero pazza. Non vedevo l'ora di stare con te. Non ti credo. Non ti sei ricordato di me a New York? Ti ho portato un regalo per dimostrarti il contrario. Ah, e questo che cos'è? Aprilo. Ma come sono belli! Mi piacciono tanto. Hai visto che mi sono... Avrò bisogno di vestiti nuovi per far risaltare questi orecchini. Io ti darò il denaro per comprarli. Ah, lascia che mi guardi bene allo specchio. Che belli. Allora, ti piaccio? Sei carina. Rodrigo! Oddio mio. Sì. Come? Non mi posso assentare... Non mi posso assentare un minuto e voi avete subito un problema. Che diamine? Sì, sì, certo. I documenti li porterò domani in ufficio, d'accordo? Sì, è andata molto bene. Sì, non poteva andare meglio. Già,
Sto parlando con l'ufficio. Certo. Sì, la signora Retusa sa già del contratto. Io stesso le ho consegnato il rapporto. Sì, va bene. Arrivederci. Stavi parlando con qualcuno? Ho telefonato in ufficio, amore mio. Perché? Perché devo riconoscere che ci troviamo davanti ad un miracolo. Il telefono non è collegato. Piccola mia, il tuo papà non può telefonarti. Il commissario è già andato a casa. E io ti ho mentito. Il telefono non è guasto. Se vuoi, puoi telefonare a tua figlia. Ah, grazie. Comunque dovrai tenere le manette. Ah, sì, sì, se vuoi puoi mettermele anche alle orecchie, se lo desideri. Io voglio solo mandarle un bacio e un abbraccio. E attento a non fare movimenti strani, ok? Oh, figurati. Senti, fammi un favore, componi tu il numero. Io non riesco a muovere le mani, pensaci tu, ti prego. Ah, anche questo? Eh beh sì, ti ho vinto due partite. Andiamo, forza, vedrai che non è difficile. Il prefisso è 305. 305. E il numero è 5... 5... 31... 31... 00... 00... 00... 00... 00... 00. 00. Ah, pare libero. E questo che significa? Che è meglio che tu smetta di giocare a carte. Ricordi oggi alla tenuta? Che situazione, vero? È successa una cosa imbarazzante. Tu parlavi e parlavi come se qualcuno ti stesse ascoltando. Il telefono era scollegato. Adesso quello che va a mangiare sono io. E non ti muovere di lì, d'accordo? La pistola te la lascio sulla scrivania. Non vorrei che mi accusassero di rubare pistole alla polizia. Ma aspetta un momento, aspetta. Aiuto! 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 Rodrigo, ti assicuro che se io vedessi una scena come quella in qualche commedia o in uno sceneggiato alla televisione, la giudicherei perlomeno inverosimile. E non mi spiego come, quando ti sei visto scoperto, tu non abbia cercato di inventare una scusa. Insomma, una seconda bugia che giustificasse la prima. E se io ti dicessi che la colpa è tua? Perché la colpa è tua. Sei così sospettosa, mi accusi sempre, non hai fiducia in me, mi rendi nervoso, la colpa è tua. Che male c'è? Stavo guardando delle fotografie. Avevo intenzione di telefonare in ufficio, ma in quel momento ho sentito la tua voce e quando la sento io divento nervoso. Perché tu mi fai sentire colpevole. Ovviamente mi ero reso conto che il telefono era scollegato.
ma ho continuato a fare finta di parlare con l'ufficio per non doverti giustificare la mia presenza nella sala. E questo è tutto. La colpa è solo tua. Ah, perdonami, amore. Perdono. Sai, io ti ascolto, ti guardo e penso e mi domando, ma perché quest'uomo vuole diventare un uomo d'affari, un grande finanziere, se invece ha tutte le caratteristiche per essere il migliore attore del mondo? È un vero peccato, secondo me, sprecare tanto talento. Oh, tesoro, io... No, non dire niente. Hai già parlato anche troppo. Su, avanti, vieni. Avvicinati. Lo sai, vero? Che quando menti sei ancora più attraente. Bene, bene, qui siete tutti serviti, scusatemi un attimo, eh? Come va da queste parti? Molto bene. Molto bene? Un bacino. Leila, come andiamo? Ah, bene, grazie. È un piacere conoscere, sì, anche la sua famiglia, un vero piacere, sua moglie, sua figlia. Facciamo un brindisi? Salute. Giulio, vieni qui a brindare con noi. Bene, ed ecco qua i miei amici. È da tanto che non ci si vede, eh? Leila, direttore, come andiamo? Insomma, andate benissimo, quest'oggi. I miei complimenti. Questo film sarà un successo. Perché l'ha diretto un grande regista. Sì, Robert. E a me non fate i complimenti. Oh, sì, non sei andata male, vero, regista? Mi perdoni, signorina, ma devo andare. Sa che quel farabutto è riuscito a scappare? Ma peggio per lui. Lo prenderemo vivo o morto. Scusate. Sì. E tu cammina. Dai, caro, spegni la luce. In questo momento mi sono ricordata dell'ultima volta. Non è il momento di pensare adesso. Quando siamo arrivati in albergo, eravamo ubriachi, avevamo bevuto champagne. Era il compleanno di qualcuno, non ricordo di chi. Amore mio. È stato un giorno veramente speciale. Io non posso dimenticarlo. Quella è stata l'ultima volta. Della prima ormai non mi ricordo più, perché sono passati moltissimi anni. Ma l'ultima non potrò mai dimenticarla. Se io avessi saputo, se io avessi potuto immaginare che sarebbe stata la nostra ultima volta. Non pensare a queste cose. E io passerò tutta la vita a ricordare. A ricordare. Non voglio dimenticare. Non voglio dimenticare, voglio ricordare per sempre. Dovessi impazzire. Non voglio dimenticare.